oggi Ma parliamo ancora dei reagenti per Frate fare i Gianni, tamponi, delle ma mascherine, due dei temi di tutto. fondo pone la Santanchè. Il primo è che abbiamo un sacco di italiani che non lavoreranno, saranno poveri, avranno bisogno, perché non mandare nei campi loro? E dall'altra parte dice le imprese possono fare da sole, possono organizzarsi, possono trovare Sì, il modo per mettere in sicurezza i lavoratori. l'abbiamo visto. No, ma dico solo questo. Rispetto al nodo della sanatoria, io insisto, non riprendo neanche la polemica della Santanchè, francamente, diciamo, è un disco rotto. L'idea che qualcuno voglia usare è anche un po' inaccettabile, francamente, di fronte a questa tragedia. Quello che L'idea che fa. qualcuno possa pensare di utilizzare la tragedia che conta nel nostro paese migliaia e migliaia di morti, di lutti, di disperazione, di paura, per fare un'operazione politica. Io ho posto questioni di buonsenso, credo che chiunque non abbia un approccio strumentale può facilmente capirlo. Ripeto, questioni economiche, questioni di diritti, del lavoro, che certo a qualcuno non piacciono particolarmente, e questioni di salute di tutti e tutte, Santanchè compresa. Invece sulla questione economica più in generale, Non ho vorrei dire capito. questo anche avendo ascoltato le parole di Galli prima. Badate, ci Mimmo. vuole molta attenzione, anche molta serietà. Questo è un paese nel quale in troppi parlano con qualche leggerezza di quello che evidentemente conoscono come tutte noi, naturalmente, non troppo bene. Io sono il primo, naturalmente, a non essere un esperto da questo punto di vista. E dunque tendo ad affidarmi a chi è in grado di dire, con qualche elemento di consapevolezza e di conoscenza, se, quando e in quale modo ci sono le Scusi, condizioni frate per Gianni. ripartire, evitando che la gente continui a morire. Ricordo No, ma mi soltanto dica una che cosa, il perché mentre capo, vi parlava la faccio finire, Santanchè ha fatto una Mirlino. strana faccia. Lei non si fida degli imprenditori, del fatto che gli imprenditori siano in grado di ripartire No, mettendo in guardi, sicurezza i dipendenti? non è una questione di fiducia. Io no, non mi permetterei mai di dire che qualcuno fa qualcosa contro la salute. Penso però, e basta guardare a quello che è successo nel paese, che se noi mettiamo in controluce l'area del contagio con l'area della manifattura in questo paese, cioè dove c'è più alta densità di produzione in questo paese, la Lombardia ne è un esempio, l'area del Bergamasco e i ritardi con cui sono state realizzate le zone rosse, perché non si doveva fermare nulla, perché bisognava continuare ad andare avanti. Ecco, io penso che questo ci dica qualcosa sulle difficoltà Non sta concrete di tenere dicendo in cosa dice. sicurezza i lavoratori e le lavoratrici, e poi anche tutti e tutte noi, perché lavori e lavoratrici poi tornano a casa dopo aver lavorato, e contemporaneamente far funzionare Allora. l'impresa per come oggi è organizzata. Dunque dico, si deve naturalmente porre il problema della riapertura. Vorrei però evitare di continuare con un balletto un po' indecente, per essere molto chiari. Il senatore Salvini, il 27 di febbraio, si presenta di fronte alle TV dicendo riaprite tutto, ve lo ricordate? Pizzerie, ristoranti, palestre, tutto quello che è possibile va riaperto. Ma che è questa cosa, la chiusura, la produzione del paese? L'11 di marzo fa la stessa scena e dice chiudere tutto, siete degli irresponsabili. Qui muore la gente. E oggi, il 15 aprile, 2 giorni fa, Allora, io credo diciamo in che abbraccetto con concorderà con Fontana, è me Gerardo l'eccellenza della sanità Greco. lombarda, l'abbiamo vista, no? Se Forse dovremmo dico, discutere di frate come Gianni, commissariare lo dico l'eccellenza sia a che ha frate Gianni prodotto che a questi terreni. Santanchè. Temo che in Comincia questa da fase i detti e i contraddetti, le marce avanti e le Basta un po' di marce dolcezza. indietro, le abbiano fatte Una davvero vergogna. tutti. Ma Tutti. basta, Sono di tutti. no, tutti no, Berlino, tutti no, francamente. Beh, insomma, La io ho sfido ad visto approvare momenti in cui. Beh, un mio avanti e indietro. riapriamo Milano, riapriamo la Lombardia, non esageriamo, non mettiamo in allarme le persone, poi chiudiamo tutto, l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, insomma, diciamo la verità. Detto questo, però, che diceva Santanchè? Non ho capito che stava dicendo. Io dicevo che basta con questo sciacallaggio sulla sanità della Lombardia, perché io No, adesso. ricordo che la Lombardia è un'eccellenza di tutta la Adesso nazione. Io non sono un medico, scusate, non sono un virologo, se ci sono stati degli errori lo vedremo, ma che in questo momento si usino le case di riposo, le RSA della Lombardia per attaccare un'eccellenza, perché vogliamo ricordare quanti no, ma italiani questo non lo stiamo sono. facendo, però Scusi. lei Voglio penso che solo come me finire un ha una secondo. madre che ama, se non la facessero entrare nella casa di riposo in cui c'è sua madre per non farla facessero vedere una messa di notizie da un mese, sarebbe furibonda come sarei io, no? Ma lo sa che io ho perso degli amici di coronavirus alle quali i familiari non hanno potuto vederli e non hanno potuto nemmeno fare un funerale? Le tragedie umane, Ma in questo certo. momento che io le sto parlando, un mio carissimo amico, che spero, finita la trasmissione, che non sia così, che sta morendo,
Cioè, forse voi non vi Sì, rendete conto. andiamo, E purtroppo sì, attaccare in andiamo. questo momento l'eccellenza, vogliamo vedere i numeri negli altri stati? Vogliamo vedere che in Belgio sono morte 2.252 persone di coronavirus e oltre 2.000 anziani nelle case di riposo? Vogliamo vedere a Parigi che nella sola Parigi in questo momento sono morte 1.882 persone nelle case di riposo? Vogliamo andare a vedere in Spagna? Allora, io non dico che perché non lo so che non ci saranno stati degli errori, ma avete fatto una mappatura in tutto il mondo, compreso New York, compreso Los Angeles, quello che sta Gerardo. succedendo nelle case di riposo, dove ci sono le persone più anziane. Smettetela di fare Allora, sciacallaggio Gerardo con Greco. questo attacco che è politico sull'eccellenza lombarda, che è la sanità. Perché venite qua? E tutti noi abbiamo degli amici che sono morti o che stanno morendo per capire lo sforzo del personale sanitario, dei medici, delle Scusami. infermiere che sono degli eroi, nonostante poi il governo in Allora. televisione li chiami gli eroi e poi respinge il nostro emendamento per aumentare i loro stipendi, Allora, smettiamola di scusatemi, fare sciacallaggio. Santanchè, è molto chiaro, è davvero, siamo tutti molto consapevoli dell'inferno che ha vissuto il Nord Italia, e questo ci preoccupa non solo per l'oggi, ma anche per il domani e per la ripartenza. Naturalmente, per questo ci sono tanti dubbi.